Io sono nato in una casa al centro del paese di Gardolo, in mezzo di case, tutte un vicino all'altra, però all'interno di questo conglomerato di case c'era un bel cortile e lì erano una ventina di ragazzi, ci divertivamo quanto mai, sia a giocare a scondileve, sia a giocare alle pallottole, sia a rincorrerci, sia anche su e giù per le. C'erano diverse gradinate, scalinate, quindi su, corso da una banda, corso da quell'altra. Il mio ricordo della fanciullezza è quello, perché altre cose, altri ricordi, sono stato all'asilo, che non era tanto lontano da casa, perché anche ricordo dell'asilo, ricordo che c'era una brava maestra anziana, ma tanto buona, tanto paziente. Però forse allora eravamo un pochettino anche più miti noi. Oggi i bambini sono più vitali, sono un po' più vivaci, sono più indisciplinati. Allora, se la maestra c'è qualcosa, noi ci stavamo. E ci metteva, ricordo che per fare un po' di ricreazione, ci metteva nella sala, su panchine lungo le pareti della sala, poi incaricava uno di prendere un biglietto e di portarlo in alto e poi di correre quasi volando, no? L'uccellino vola via con la lettera nel becco e poi insomma terminava dicendo: non sono più un angioletto e non posso più volare. E allora consegnava questo biglietto a un altro ragazzo, il quale doveva prendere, quindi anche lui fare il giro con il suo volo così. E dopo quell'altro stato, così ci divertivamo perché venivano incaricati tutti quanti a fare il loro volo, finto un ricordo così, no? Poi, insomma, anche la scuola elementare era vicina a casa mia, questione di 500 metri, e quindi ho potuto frequentare regolarmente. Eravamo tanti ragazzi, perché nel paese di Gardo eravamo. Ricordo che quando avevo fatto la prima elementare con una brava maestra, erano maestre come catechiste, erano bravissime maestre. E durante il primo corso della scuola elementare c'era anche la prima comunione. Eravamo 92, era veramente un paese molto. Anche lì una bella festa, no? La prima volta che si mangiava una fugazza, un po' pan dolce, cosa che è. Ecco. Questi sono i ricordi della mia fanciullezza. Allora era completamente distinto, perché c'era una separazione netta fra Gardolo e Trento, oggi non c'è più. Praticamente un paese come un altro paese per sé, no? C'erano le frazioni, Roncaforte, Spini, Canova, Melta, frazioni che erano distinte, però ci trovavamo la messa la domenica, la scuola naturalmente veniva dalle frazioni, perché c'era scuola soltanto. Una sola scuola, una sola chiesa per tutta la pianura. Era una parrocchia molto estesa perché andava dal torrente Avisio fino a Campo Trentino, tutta quanta la pianura, no? Era una parrocchia molto estesa, il parroco aveva il tricicolo, andava col tricicolo per visitare le case, portare la comunione. E noi chierichetti ci sedevamo. È un tricicolo fatto fare apposta perché era molto pesante. Era Don Enrico Motter di Tenna, è un paroccone, insomma, no? È un Motteroni che diceva. Ogni modo. No, dunque ci ha fatto fare un triciclo apposta con una ruota davanti e due dietro. E lì dietro c'era il legame fra ruota e ruota. E lì inizialmente ha fatto fare anche il motore, andava col motore. Poi un giorno, con la veste talare, non so, il motore che ha fatto fiamme, la veste talare è andata persa. Allora, via il motore, avanti con i pedali a piedi. E quando portava il primo venerdì del mese per portare la comunione ai malati, allora un chierichetto si metteva dietro il parroco, sull'asse portante posteriore, con i piedi appoggiato con le mani sulle spalle, e così seguiva il parroco in triciclo per andare a portare la prima comunione. Praticamente erano di agricoltura. Per esempio nel nostro cortile c'erano quattro stalle, no?
E ogni stalla, noi avevamo due vacche, mio zio ne aveva una, l'altra famiglia ne aveva un'altra, poi ecco, c'era una propria famiglia, come dire, vita agricola. E poi con i prodotti dell'agricoltura si andava avanti con quello. Comunque c'era una vita molto, molto familiare, molto familiare. Ricordo anche che, per esempio, a gennaio e febbraio c'era la macellatura dei maiali, no? O anche comunque qualche vacca, per esempio. È tutto ben preparato, ammazzavano questa povera bestia, la spelavano, poi la tagliavano su a pezzi, poi facevano le lucaniche e avanti il lavoro, così c'era da mangiare per tutto l'anno. Insomma, no? In genere si aiutavano, no? Specialmente se c'erano quei lavori forti, si aiutavano specialmente, non so, per esempio quando c'era da fare, non so, tagliare le vigne, fare il fieno, tagliare il grano turco, si facevano prima le cime, quando il grano sta maturando si tagliava la parte cimale al di sopra della pannocchia. Ecco. E poi si facevano anche le foglie, perché secondo parte le foglie, perché era cibo per le bestie, insomma, quindi era da conservare poi. Così anche il fieno, che si è detto, i prati, tre tagli del fieno, perché c'erano le zone dei prati, specialmente su tra i spini e la parte e la visio, lì c'era una zona dei prati, e si tagliava il fieno e si metteva via, insomma. Era necessario avere questo cibo per l'inverno, perché non c'era mica l'erba fresca. E allora così. Ricordo che io a 12 anni sono entrato in seminario, e l'entrata in seminario è stata molto semplice per me, perché avevo fatto già da 9 anni ero chierichetto, perché prima di me c'erano sei fratelli prima di me, no? E sono stati tutti chierichetti, allora naturalmente mi era naturale che mettessi chierichetto. E poi per me il passaggio da scuola al seminario per me è stata una cosa molto semplice, molto spontanea, senza che nessuno mi dicesse niente. Io da questo momento del richiamo forte, io non mi sembra di averlo sentito, però per me è stato come una cosa quasi naturale, quando ho sentito così, sì sì, no? E mia mamma mai mi ha detto vai in seminario, papà, e dopo che il primo di ottobre del 1933 sono entrato in seminario, sono partito da Nardolo con caretta a due ruote, mio fratello che spingeva la caretta e me che aiutavo, dietro veniva mia mamma e mia sorella a piedi, siamo andati partiti da Nardolo a Trento col caretta, e a metà strada ho incontrato mio padre che era cantoniere, e allora vai a studiare, beh, fate coraggio, nei bracci e nei abbracci, insomma, no, io nei bracci e nei abbracci. E sono entrato in seminario, gente così con le carette. E allora ecco, sono stato assegnato al mio posto, al terzo piano del seminario, in un dormitorio di 60 letti, e ha cominciato la vita, insomma, così, con molta semplicità. Noi eravamo in prima ginnasio, eravamo 93-94, con due sezioni. E quindi ho cominciato la vita nuova, senza particolari difficoltà. Era uno studio molto serio, sì sì, qualche bella figura, il professore di latino, bravo, di matematica, insomma, no, anche abbastanza ben preparato, insomma, sì. Poi c'era il professore di storia, il cui era un pochettino ridicolo, e qualche volta noi facevamo un po' di chiasso, perché anche noi approfittavamo, se c'era il professore che perché insomma non sapeva tenerci, e allora qualche volta si arrabbiava, noi facevamo girare gli aeroplaneti di carta in giro per la casa. Dice, le teste di legno fanno sempre del chiasso. E ricordo insomma così, se no era uno studio serio, perché il latino, tutti gli anni latino, no? 5-6 ore alla settimana, parlarlo proprio no, ma comunque certo che lo imparavamo molto bene, perché prima, seconda, latino per tutti gli anni, insomma, no? Ecco, e io ho fatto i miei anni di studio, primo anno con una certa facilità, perché già a Gardolo un cappellano mi ha preparato
alla logica, alla grammatica, e quindi già ero un po' preparato, ho fatto subito. No, è stato un primo anno, una cosa semplice e veloce e molto bella, insomma, sono passato con la media, non mi ricordo più, insomma, no. Ecco, e poi secondo un po' di difficoltà con i deponenti, i verbi deponenti latini, un disastro perché è tutto un gioco di... Ma superato la difficoltà, è andato. Insomma, io con la scuola, a dire la verità, non ho mai avuto difficoltà, ho sempre superato con... Vabbè. Non che sia stato, ma comunque non ho mai avuto difficoltà. Ecco, la scuola è lavoro, è anche preparazione intellettuale, e vuol dire anche un pochettino di costruzione dell'avvenire, perché voglio essere la scuola sempre importante. Perché storia, geografia, è ovvio, ecco, scienze, matematica, anche con la matematica io facevo. Guardo al fascismo, io devo dire che mi pare che non sono mai stato vestito da balilla, perché mio papà non mi lasciava molto. Però, i miei fratelli, no, i miei fratelli già hanno superato, non sono stati né balilla né avvento, già un po'. Comunque già c'era un'invasione del fascismo molto forte. C'è stato soltanto quando il Duce ha fatto la conquista del nuovo impero, il più breve impero della storia, è durato 5 anni. Allora, quando i nostri soldati, e io avevo 2 fratelli giù nell'Africa, ma non volontari, tutti dopo, uno nella Libia e l'altro in Somalia, bene, il 5 di ottobre, no, il 5 di maggio sono entrati in Addis Abeba, allora festa grande, no? E c'era il nostro vicerettore, ci ha messi tutti in fila, abbiamo fatto una specie di corteo, era un po' il mio vicerettore, un po' idealizzato così. Pensare che il 29 c'è stato il famoso accordo, no? La concordanza, la via della conciliazione, no? Ecco, lì è stata una cosa molto bella, molto interessante, sembrava tutto pace, eccetera, ma 2 anni dopo il Papa ha dovuto intervenire perché il fascismo voleva chiudere gli oratori, l'azione cattolica, niente, fascismo, no, non azione cattolica, fascismo, e la Chiesa è subito intervenuta, no, il Papa, e lì c'è stato un anno che ha sospeso quelle processioni, non si faceva. Ecco, poi le cose sono un po' calmate e sono state riprese, si è sviluppata bene l'azione cattolica, un pochettino a parte dal fascismo, che però si è sviluppata bene, perché era una specie di, non dico di reazione, ma di controforma, insomma, ecco, voi fate di fascismo, noi facciamo una zona cattolica. Ah, non c'è dubbio, perché lì, insomma, noi in seminario non eravamo né fascisti, né balilla, niente da fare, ma comunque sì, abbiamo fatto... Però fuori c'era ovviamente balilla, piccole italiane, piccole eccetera, poi dopo c'erano gli avanguardisti, eccetera. Ma sì, abbiamo passato questo tempo, c'era un po' di difficoltà perché in un certo momento il dover essere fascisti per prendere lavoro è diventato una battaglia un po' forte, no? E allora qualcuno si è mai... Quello dopo dal liceo, ricordo che dal ginnasio si passava al liceo, e noi alla fine del quinto ginnasio facevamo l'esame pubblico di Stato, no? Perché per avere i nostri documenti sempre da privatisti dovevamo fare l'esame pubblico di Stato in modo da avere il diploma da poter andare in qualsiasi scuola pubblica. Ecco, e quello passavamo al liceo, ma il liceo era al seminario maggiore, no? Seminario minore e seminario maggiore. Inoltre, il liceo era di una certa importanza perché già ai primi giorni della classe prima liceo si faceva la vestizione della veste talare e se ne faceva con un certo entusiasmo, allora ai tempi altri no, oggi non buttano via anche, ma allora lo facevamo con un certo entusiasmo, facevamo la vestizione sacerdotale. Quindi il liceo è impegnativo, insomma, no? 3 anni di liceo, sempre privatisti, io ho fatto l'esame pubblico di Stato al ginnasio liceo Prati,
Però ricordo che a fine della terza licea nostra il preside ha scelto soltanto 7 studenti che andavano a fare l'esame pubblico di Stato. Perché era un po' una prova, anche per i professori del nostro. E io ero fra questi 7, ero andato a fare il mio esame con valigia di libri, perché dovevo fare esame di tutti i 3 corsi di liceo con tutte le materie. E poi insomma ho superato anche quello, insomma, con tutta la mia cultura. Quindi teologia, ecco. E teologia, teologia, la prima teologia mi ha fatto prefetto di quelli di terza liceo, cioè come chierico, io devo essere assistente, o no, non capo, ma assistente degli studenti della terza liceo. C'era un anno di differenza, allora ho detto a questi ragazzi, sentite, che io non voglio fare da capo qua, no? Perché insomma, mi raccomando, comportevi bene, niente d'accordo, in quella maniera lì, seconda liceo, prefetto della prima seconda teologia e terza teologia, prefetto nel prima e seconda liceo. Ma già la terza teologia l'abbiamo fatta io l'ho fatta a Tiarno, perché c'erano bombardamenti a Trento, non c'era niente da fare. E allora a Tiarno tutti privati, perché la scuola era Malè, i professori erano Malè, e io ero a Tiarno per fare il prefetto della seconda liceo. Quando ero in seconda teologia, l'estate, mi telefona il rettore del seminario, anziano, no? Mi telefona e mi dice: senti, vieni giù in seminario e sta qui con me, perché tutti erano via, no? Perché c'era un pochettino la guerra, non c'erano quei bombardamenti, però vado a avvisargli, insomma. Allora sono venuto nell'estate, ero qui, facevo la disposizione del rettore, mi mandava per la posta questo, l'altro stato, ecco. Però quando è stato il primo bombardamento di Trento, io ero qui, no? Ho sentito l'allarme, allora ricordo che ho ascoltato l'allarme, ascolto l'allarme alle 11 di mattina, l'allarme, ci ridevamo sopra perché altre volte sentivamo l'allarme, ma allora sono andato giù nei cortili qua, ho visto le formazioni che arrivavano, no? Mamma mia, le formazioni, quelle. Ma dico, andiamo dentro nel ricoperto, perché magari sparano contro gli aerei e vengono giù. Ad ogni modo, sono messo lì, quindi sono messi nel corridoio, i sotterranei qua, e abbiamo sentito il bombardamento di Santa Maria, no? È stato un bombardamento tremendo. Sono stati 300-400 morti, non so quanti. Io sono andato con in bicicletta a piedi, via Rosmini, e su, sono arrivato fino a pochi passi dalla piazza di Santa Maria Maggiore, e dico: ma qui come facciamo? Non sapevo, da tutte le rovine, non sapevo, io non ero prete ancora, e così dico. Ma poi dopo c'era un po' di timore, anche perché, mamma mia, arriva il momento, suona un altro allarme, è stato un urlo di tutta la gente, sono scappato, sono arrivato fino a Villa Sana. Che dunque Gardoro era l'unico passaggio Roma-Berlino, l'unica strada era quella lì, l'unico, la strettoia di Gardo, una quantità di macchine che fa spavento, di tedeschi, quante colonne di tedeschi, perché i tedeschi sono venuti a invadere tutta l'Italia, carri armati, una quantità, e la mia casa era proprio lì sulla piazza, quindi dalla finestra potevo vedere, ho visto passare il Duce a suo tempo. No, l'Italia non l'ho visto passare, ma il Duce l'ho visto passare una volta, che era andato a vedere le manovre generali nella Val di Non, qualche anno prima della guerra. Ecco, insomma così, poi finalmente è venuta la pace. Naturalmente che bisognava partire da te, perché era tutto distrutto, cioè, diciamo, le cose pubbliche, no? Treno non andava, i tram, in qualche modo, il tram sì, a tocchi, a pezzi a tocchi, perché erano tutti i ponti rotti. E io, per esempio, ai primi di luglio del 45, sono stati matti, un mio compagno, no? Don Carlo Holler, di Faver, no? E a me, è venuto lì. Andiamo a Roma a trovare il Papa, per la benedizione del Papa, perché
i sacerdoti novelli, prima della guerra, andavano a Roma a prendere il Papa. Anche noi andiamo a Roma, ma come facciamo? L'altro è un po' più coraggioso di me, ma andiamo dal comando americano, che sta dove, su quel palazzo, su vicino al ponte, e ci faccio una dichiarazione da poter girare con le macchine americane, cosa credi? Insomma, dai, bom. Allora, partenza, 4 di luglio, come facciamo? Prendi la valigia, siamo andati sul ponte del Fersina, aspettare una macchina che va a Roma. Avventura! Allora, dunque, bene, dunque, insomma, passava una macchina ogni ora perché non c'erano macchine. Quelli che passavano erano zoppiene zeppe, inoltre viaggiavano a gasogeno, non a benzina, perché non c'era la benzina, c'era quell'adattamento a gasogeno e insomma a miseria. Quindi a un certo momento alle 5, cosa facciamo qua? Perché dico al mio compagno, senti Carlo, adesso fra 2 ore diventa notte, andare in giro di notte, mi vado al seminario e dormo qua, dopo domani vediamo. Allora torno al seminario qui, seminario maggiore qua. E qui c'era la Folgore, i soldati della Folgore, che andavano dove trovare un posto libero. E qui c'erano i soldati della Folgore, non so se un centinaio quanti erano, con alcuni ufficiali. Bom. C'erano ancora le suore che facevano la cucina, quindi abbiamo potuto trovare la cena. Poi abbiamo parlato con apposta i soldati, i saluti, questo, quello, eccetera. Il giorno dopo, salta su, di la messa, va a colazione. Adesso cosa facciamo? Andiamo sul ponte del Fersina per aspettare una macchina che va a Roma? Avevo poca voglia. Mamma mia, capita un ufficiale. Siete voi quei due preti che devono andare a Roma? Sì. È arrivato il permesso per i nostri soldati, no? Il più lontano è a Grosseto. Lo portiamo fino a Grosseto. E voi volete andare? Mamma mia. Guarda che nare. Sul camion, no? Mica tante storie. Mica poltrone, no? Via, tanti. Ma non mi ricordo che siamo arrivati la sera a Verona, l'Adige, ponte di Zattere, sul ponte di Zattere non c'era ponte. Dopo il Po, ponte di Zattere, ma c'era anche qualche torrente senza ponti, giù con la macchina, su da quell'altra. E poi siamo arrivati a San Lorenzo, la sera a San Lorenzo di Firenze. Ecco, allora loro che erano stati sul fronte, c'è stato un fronte lì per qualche mese, no? E conoscevano un po' la gente, noi siamo andati dal parroco, il parroco ci ha fatto molta bella accoglienza, gli abbiamo dato un po' del nostro pane, che erano più affamati di noi. Ecco, e abbiamo dormito lì, fatto la messa, dopo macchina. Oh, c'è l'Arno da passare, giù, tutti quanti, perché c'era un ponte balabile. Allora, solo l'autista, ma mi sono stato solo con l'autista. I contadini, no, no, con ponte di forche dei fratelli, no, 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 il ponte... I soldati, sono soldati. Siamo arrivati di là. Ecco, siamo andati a Grosseto, fuori là, un posto, con saluti. Siamo andati al comando americano. Il comando americano ci hanno detto andate al posto di blocco, ogni città aveva il posto di blocco per controllare quelli che uscivano e quelli che partivano. E allora dicono, andate al posto di blocco, al posto di blocco c'erano i soldati americani, un soldato, ci vedono con certa simpatia, hanno dato i preti con la telara, ci vedono con una certa simpatia, oh yes, very good, to Rome, yeah, yeah, a Roma va bene, va bene. E passavano queste macchine, le fermavano, ma tutti erano carichi. Quando capita un camioncino carico di mercanzia. E questo soldato dice, up, cioè salite su. Up. C'era un pegnato di su, tanti talara così. E la prossima dica, ma qui non possiamo andare, se si muove caschiamo giù. Down, venite giù. Ma com'era qua? Giocate al pittico? C'era un altro ufficiale con la macchina fotografica che riprendeva questi preti che si arrampicavano con tanti talara. C'era sorriso parecchio per le Americhe, penso, perché almeno penso, non so. Aspetta, insomma, lo dico, ma era caldo, non c'era la pianta in mezzo al tratto, insomma, di aspettare.
Arriva la bella macchina, la Priglia del tempo, si ferma e ci chiama, venite, venite, turom, turom, salta fuori l'autista, no, non posso prendere nessuno perché le gomme non sono buone. Umi, è andato per tutte le gomme, oh, very good, very good. Però c'era una signora dentro nella macchina, abbiamo capito, signora, guardi che siamo due sacerdoti novelli, veniamo da Trento con plichi di lettere per il Vaticano. Alfredo, fa salire, fa salire. L'altro tutto contento, mette la macchina. Abbiamo fatto un viaggio d'onore perché la bella strada, Grosseto, lungo la via, via tirrenica, siamo arrivati sulla porta del Vaticano. Abbiamo dormito dai benedettini. Il giorno dopo era mercoledì, udienza, andiamo dal Papa, in piazza San Piero. File dei soldati di tutti i colori, perché gli americani, bianchi, neri, rossi e gialli, insomma, ma fila enorme, non finiva mai. Beh, ci mettiamo anche noi dentro, ovviamente. Arriva il portone di mano, fermi! No, andiamo all'udienza del Papa, non si può. Ma come non si può? Non si può, ma se i soldati vanno all'udienza. Sì, soldati sì, ma voi no. Ma siamo anche noi soldati di Cristo Re. Andò, qui non si fanno scherzi. Via, non si può. A fare allora. Per caso avevamo lettere anche per l'osservatore romano. Allora siamo andati all'osservatore romano, ci hanno lasciati andare, e lì abbiamo trovato fortunatamente un salesiano trentino. Madonna, caro, un salesiano. Ditemi com'è con Trento, bombardamenti, com'è andato, cosa c'è, datemi notizie perché non sappiamo niente, non girava apposta, non c'era mica la televisione, non c'era la radio. Conta su, conta questo, conta quello, in Trentino, in Parigi, una roba, boh. Dopo, adesso ci faccio un piacere, che cosa? Dobbiamo andare all'udienza del Papa, andate al portone di Bruno, siamo stati, ci hanno cacciati via. Come? Ci hanno cacciati via, venite con me. E su per i reparti, dopo ho imparato, perché sono andato, sono arrivato in un grande salone, al porto, c'era un parapetto, non so, e lì il trono del Papa, ma siamo qua a 2 metri, fortunato è così, 5 minuti dopo che senti, capita in tutta la marea dei soldati, no? E riempie tutto questo salone, ma anche nel primo porto, al primo posto. Ah, siamo lì tranquilli e pacifici, arriva Monsignore. Siete voi i preti trentini? Sì. Venite con me. Ma no, ma noi stiamo qua, ma no. Venite con me. No, no. Vedete che ci castigaste perché eravamo fuori di porto. No, venite con me, venite con me. Niente. Ora, mi sono messi in un castanzino lì vicino, via il cappello, le scarpe erano tutte polverate, sono perché... A tirare, beh, insomma, dai, sì. Adesso vi porto in un salotto dove era il Santo Padre. C'è qualche altra persona, ma potete anche parlare con il Santo Padre. Cioè. Ma è arrivato Pio XII, no? Papa Pacelli, e ci ha raccontato. Sì, allora veniamo da Trento. Ah, Trento, com'è? È il seminario così, insomma, c'è la città, il Duomo, c'è... E poi in benedizione per la mia famiglia, per i miei familiari, 2 minuti abbiamo potuto parlare, ma poi in un certo momento ci mancava la parola anche perché la commozione, e quindi dai, sono andato in modo, mi ci sembrava di aver toccato il cielo col dito, è più fortunati di così.